Viottolino di Napoli, altro food tour. Infatti vi do il benvenuto in questo secondo episodio di Napoli Food Tour. Spero che abbiate già visto il primo. Che dire, andremo a sfondarci tanto in questo episodio, perciò direi di iniziare. Si inizia sempre qui da via dei Tribunali, di fronte alla Basilica di Paolo Maggiore, con la pasticceria Capparelli. Guarda qui che bella location. Qui da Capparelli ho preso un bel ubaba con la panna e poi un'aurora, che è un dolce inventato da loro con l'impasto del babà e dentro il ripieno della sfogliatella. Tutto morbido praticamente, però iniziamo da questa bomba. Allora, io non sono un grandissimo fan dei babà, però dopo i cannoli siciliani che abbiamo assaggiato a Palermo abbiamo capito che quello che si mangia al di fuori della città d'origine sono solamente misere copie. Buon appetito a tutti. Non ho capito niente, mai assaggiato un babà vero. Il rum si sente, ma non è così invadente. L'impasto è una nuvola. Poi la panna, vabbè, non ne parliamo della panna, spettacolare. E ora è il suo turno, la specialità di Capparelli. Pazzesco, perché si sente che il ripiano di sfogliatella, però è morbido, non senti la croccantezza della sfoglia oppure della frolla. Però se devo essere sincero, il babà non viene battuto. Cioè, se fossero tutti così i babà in giro per l'Italia, lo prenderei sicuramente ogni pasticceria che vado. Perché a differenza del babà, l'aurora è meno imbevuta, perciò rimane un po' più asciutta. Perciò se venite qui da Capparelli vi consiglio di provare senza dubbio il babà. Anche se non vi piace, come nel mio caso, provatelo. Non fate domande. Com'è che funziona? Alterniamo dolce e salato? Ecco, adesso per questa colazione si va da rosticceria La Padella per assaggiare un po' di piatti tipici da rosticceria casalinga, casereccia, napoletana. Grazie mille. E qui da rosticceria Padella mi sono fatto consigliare di prendere un bel crocchè di pollo, rosticceria tipica, fritto, taste test. Buon appetito a tutti. Oh mio Dio. No ragazzi, non avete capito, non avete capito, cioè non ci avevo capito niente io. Qui dentro c'è la besciamella con salume e poi pezzi di pollo arrosto, cioè non me l'aspettavo. Io pensavo ci fosse tipo un patè di pollo, ma porca vacca. È un mare di besciamella. Se venite alla rosticceria Padella, questo qui, crocchè di pollo, straconsigliato. Poi che mi hanno consigliato di assaggiare questo rustico con dentro ricotta, formaggio e salame. Sembra un po' un pasticciotto leccese, però salato. Oddio, è un po' strano. Di solito con la frolla si mangiano i dolci. Anche la ricotta è abbastanza dolce. Poi dopo arriva il salato del salame. Mi disturba un po' questo qui, se devo essere sincero. Visto che quel rustico con la pasta frolla ci ha fatto chiudere abbastanza in dolcezza, esattamente di là dalla strada, dalla rosticceria Padella, si trova la pasticceria Bella Via di Vincenzo. E qui da Vincenzo mi avete consigliato di provare il suo pasticciotto. Ho preso quello lì al pistacchio e vediamo un po' come si comporta, perché siamo a Napoli e mi fa veramente strano mangiare un pasticciotto. Crema al pistacchio, Come lo dico? Lo dico io o lo dite voi? Orgasmo culinario. Questa crema al pistacchio è delicatissima. Si sente il pistacchio, si sente la frolla e tutto ti abbraccia la bocca. Il rischio delle cose al pistacchio è che siano sempre un sacco pastose che impastino la bocca. Ma questa qui Lecce. Inizio a preoccuparti. Non me l'aspettavo. Sono sempre un po' diffidente con i dolci al pistacchio io. Veramente complimenti. Porca vacca, tantissima roba. Questa zona mi piace. Siamo scesi dal Vomero, ormai siamo a livello del mare. E per il pranzetto di oggi voglio farmi un bel paninazzo arrogantissimo, come solo i napoletani sanno fare. E si va con la paninoteca da Francesco.
Follia pura qui da zio Frank. Cioè, questa qui è la porzione di patate con provola sottiletta e e porchetta di ariccia. Cioè, questa porzione di patate è anche soprannominata Spider-Man. Si descrive da solo, insomma, il motivo. Iniziamo con questo e poi dopo si va coi panini. Provola e porchetta insieme. Illegalità pura. No, polli, sono dei polli qui da Francesco. Rendono onore al nome Frank. Non oso immaginare i panini come saranno. È assurdo come qui a Napoli io stia mangiando dalla mattina alla sera, ma comunque ogni cosa la mangio con gusto. La porchetta con la cotica croccante anche. La provola, le patatine fritte. È un reato questa porzione da quanto è buona, e la particolarità è appunto che è tutto bello amalgamato. Questo per il semplice fatto che così ad ogni morso, anche alla fine, hai il condimento, a differenza delle porzioni normali dove magari ci sono le patatine e solamente sopra il condimento. Qui c'è sempre tutto. Allora, questo, parliamoci chiaro, non è un panino, è un mostro. Dentro questo panino c'è veramente di tutto. Ho paura. Questi qui sono i panini alla brace napoletani, un tipo di panini veramente particolare dove il pane e gli ingredienti vengono cotti soprattutto sulla brace e anche sulla piastra. Perciò, amici miei, andiamo all'assaggio. Mi ispira di... cioè, questo qui è proprio... Vi devo dire, provo la filante, super mega carnivoro, pane morbido, croccante, la cotica della porchetta, insaporita del pepe. Se non l'ho assaggiato non potete capire. Napoli, 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 come si fa con Napoli, ragazzi? Adesso ho capito perché si chiama Big Bang, perché fa estinguere ogni essere vivente che lo mangia. Ah, veramente un bel posticino questo, dove tornare, con una bella filosofia dietro, mi piace. Paninozzo pagato 8,50€, quindi, cioè, per tutto quello che c'è là dentro è fotonico, è bellissimo. Paninoteca da Francesco, aggiungere alla lista insieme a Nennella i posti top. Arrivato a Fuorigrotta, un po' fuori il centro di Napoli, per andare a assaggiare un po' di frittatine particolari da Frigipizza. In compagnia con me mi ha raggiunto anche il buon Fabrizio. Ciao ragazzi, sono Fabrizio, mi trovate su Instagram come FSL Foods e questa è zona mia. Perfetto, dai, ci siamo. Oh, ma te sei un professionista. Che cavolo. Frittatina classica. Molto dolce, non è troppo salata. E anche la pasta all'esterna, leggermente croccante, però cremosa sempre. Quasi ti avvolge, vero? Esatto. Vuole bene alla bocca. Però adesso abbiamo questa bestia qua. Frittatina, salsicce e friarielli. Guardate qua che pepitone d'oro. Guarda lo spacco. Questo onore. Eccola. Bella. Ah, mi dispiace però che te mi guardi così e basta. Ah, sono abituato. Radono Packer, cioè. Allora, momento. Lei prima era molto dolce, molto delicata. Questa proprio ti dà uno schiaffo. Molto più saporita. Friarielli super arroganti. Porca vacca. È un connubio, cioè a Napoli o friarietta va a casa siccia, cioè si devono abbinare perché uno esatta il sapore dell'altro. Leggendaria. Se pasta fuori grotta, frittatina, salsiccia, friarielli e Frigipizza. Dovete provarla. Ma adesso dolcettino, più esattamente la bella crostata al limone di Casa Infante, della parte tarallificio di Casa Infante, ovvero Leopoldo dal 1940. Eccellente in città. Io ho portato il
sacro grano. Crostata al limone. E qua abbiamo la crema al pistacchio di Casa Infante, che prima la provi al naturale e poi la contaminiamo un po'. Fabrizio mi ha messo veramente un sacco di hype con questa, perché ha detto che è una roba fotonica, odore fortissimo, ma allo stesso tempo delicato di limone. Aspetto bellissimo, eh. Non si capisce dove finisce la crema e inizia la frolla della crostata. È tutto cremoso, morbidissimo. Ma c'è il succo? Sì? Sì, sì, vai, vai. Ancora? Vai, ancora, ancora. Food porn puro. Vai, ora? Vado. Mio Dio, è un bordello di sapori. Cavacca, dolce, freschezza del limone, un po' acidità del limone, dolce di nuovo. Oh mio Dio, una bella combo questa. Ci troviamo sempre su via Toledo, la via dei peccati, e si va con una bella montanarina della passione di Sofì. Impasto fritto di pizza, pomodoro, mozzarella e basilico. È facile. Easy. Montanarina, ancora questa qui non l'avevo provata qui a Napoli, neanche nello scorso food tour. Cioè montanara, non montanarina qui. Buon appetito a tutti. È come addentrare una nuvola, cioè affondi la bocca, come un materasso ti avvolge. Il sapore dell'impasto cotto nell'oro è leggendario, proprio confortevole da mordere. Pagata 2,50 euro e costava di brutto, anche sotto la pioggia. Montanara under the rain. Spostiamoci verso la prossima meta. E per stasera cena si continua sulla linea delle trattorie super tipiche napoletane. Questa volta la trattoria, la locanda del Gesù Vecchio, per andare a assaggiare un piatto veramente molto molto particolare. Il piatto per il quale opterò stasera è un piatto che è perfetto per chi ama la cultura culinaria del posto, la storia, la tradizione, perché è veramente qualcosa che non si trova a giro facilmente. Sto parlando degli spaghetti alla pulveriello. Tutti dicono la carbonara, ecco, guardate da dove è arrivata la carbonara. È questo. La pasta spaghetti alla pulveriello è una pasta storica napoletana che nasce prima della guerra, un piatto povero da tradizione, vede al suo interno appunto lo strutto, strutto che è l'ingrediente che andava a sostituire l'olio, che era un ingrediente appunto pregiato, molto costoso, e proprio per questo veniva utilizzato lo strutto. Dopodiché c'è il pepe, il pecorino napoletano e ovviamente l'uovo. Cosa è successo appunto? Che quando gli americani sono arrivati qui durante la guerra, loro avevano il bacon, la tradizione come pasto povero faceva la pasta da pulveriello, ci hanno messo il bacon dentro ed è nata la carbonara. Questo qui è l'antenato della carbonara. Ditemi se lo conoscevate adesso, eh? Ditemelo nei commenti, conoscevate? Perciò adesso andiamo a scoprire come con ingredienti semplici e della tradizione povera si va a scoprire un sapore unico. Buon appetito a tutti. Si sente molto potente il carattere del pecorino, come nella carbonara. E a tratti si sente anche la delicatezza dell'albume dell'uovo. Quando dico un food tour come si deve, intendo esattamente questo. Scoprire i piatti veri della tradizione. Spettacolare. Perciò amici miei, siamo giunti alla fine di questa giornata e alla fine di questo secondo episodio di Napoli Food Tour. Io spero che vi sia piaciuto, spero davvero di avervi fatto scoprire un sacco di posticini interessanti dove andrà a mangiare. Oggi abbiamo mangiato veramente un bel po', però ancora non è finita, manca ancora un episodio di Napoli Food Tour, e perciò ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.